Ciao, sono Marco e sono un trainer di una delle sedi 20 Hour. 20 Hours ha stretto un accordo con Stramilano e nel 2024 sarà supporter ufficiale della Stramilano che si terrà il 24 marzo. Perché ti sto parlando? Perché io sono un istruttore di atletica leggera, un preparatore atletico dedicato alla corsa e mi occupo settimanalmente, mensilmente, annualmente di allenare atleti, di portarli dal settore principianti a un settore avanzato. Mancano praticamente 2 mesi alla Stramilano e da oggi vedrai insieme a me un iter che ti porterà ad affrontare in maniera efficace la competizione a seconda che tu sia un livello base nella corsa o un livello avanzato. Che tu sia un neofita o un runner di livello avanzato, ricordati 5 mantra della corsa. Primo, scarpa tecnica. Secondo, riscaldamento. Terzo, allenamento. Quarto, defaticamento. Quinto, riposo. 1. Scarpa tecnica. Mi raccomando, ricordati che devi avere un'ottima ammortizzazione per accompagnarti in tutte le fasi della corsa. Se ne hai già una, meglio. Se non ce l'hai ancora, il mio consiglio è quello di rivolgerti a un professionista. 2. Riscaldamento. Nei prossimi video vedrai delle routine per poterti riscaldare. Ricordati che il riscaldamento è fondamentale per prevenire gli infortuni e per essere più efficiente durante la corsa. 3. Allenamento. Come per il riscaldamento, nei prossimi giorni ti arriveranno dei video che, in base al tuo livello, ti permetteranno di affrontare l'allenamento. Ricordati, questa parte è fondamentale per arrivare preparato alla Stramilano. 4. Defaticamento. È la fase finale dell'allenamento e ti permette di ritornare al tuo stato di quiete dopo la seduta. Si può fare in 2 modi diversi. I 2 modi sono: se sei un avanzato, una corsetta leggera, più lenta della tua velocità di allenamento. Se sei in un livello base, una camminata. A seguire sempre per finire lo stretching. 5. Riposo. Paradossalmente uno dei punti più importanti, la maggior parte delle persone lo sottovaluta. Invece ricordati di dedicare un giorno di riposo tra una seduta di allenamento e l'altra. Con questo è tutto e ci vediamo per il primo video che sarà quello del riscaldamento.